tutti quanti, siamo tornati a Now e facciamo un bel allenamento harder con il nostro Thunderbell. Ok, dovete ricordare sempre che Thunderbell è un'estensione di te stesso, di conseguenza non utilizzare solo le braccia, ma fa sì che diventa parte del busto, allora si muove il busto. Thunderbell, cioè come se non hai più le braccia, ok? Si è monoblocco e questo ci aiuta a massaggiare i nostri organi interni per lavorare il cingolo pelvico, i core muscles, ok? Sono quelli che ci fanno diventare super forti e ci proteggono la nostra schiena e ci aiutano a tenere i nostri organi interni nella loro posizione ottimale. Ok, dobbiamo riscaldarci poco a poco, okay? Che su e giù con le braccia e poi quando cominciamo a fare i nostri, diciamo, circuiti, i nostri stacchi, ricordate di non esagerare, non mi fare movimenti troppo grandi, ok? Meglio fare un movimento piccolo e controllato piuttosto di un movimento buttato, ok? Non mi buttare i movimenti con Thunderbell. Continuiamo, destra e sinistra, ok? Senti come si sta lavorando il nostro busto, ok? E destra e sinistra, senti proprio gli organi interni che lo state provando proprio di massaggiare con ogni movimento, ogni oscillazione, ok? Con il nostro Thunderbell. Se non ce l'avete un Thunderbell, potete utilizzare una bottiglia d'acqua di 1,5 litri riempito di sabbia, ok? Più o meno la stessa lunghezza del nostro Thunderbell, però non c'è niente come il Thunderbell, diciamo la verità, è veramente bello. Allora, il nostro primo movimento sta per partire, si chiama passamano, ok? Dove il Thunderbell passa da una parte all'altra, ci siamo ancora, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, andiamo, passamano, 50 secondi, portami le spalle, voglio vedere le spalle che si avanzano, ok? Vado e lo freno con gli addominali, ok? Freno, obliquo, 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 continuate, dai, così. Continuate proprio di frenare il movimento con l'addome e non con il braccio, ok? Dai, ci siamo a 27 secondi. Vai, continuate. Spingo e spingo e sentite come state proprio contraendo gli addominali. Molto bene. Dai, continui, continui, usi quel peso. Se non avete i Thunderbell potete utilizzare, ripeto, una bottiglia d'acqua, un pesetto, ok? Continuiamo. Dai, 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 abbiamo quasi finito. Mancano 5 secondi, poi abbiamo 10 secondi di recupero e continueremo con il nostro movimento, il nostro prossimo movimento di Thunderbell. Ok, siamo pronti? Adesso la prossima è una sciabolata centrale, passa dal centro e giù, centro e centro, giù, centro, giù e centro. Lo sentirete, una torsione proprio sul busto, ok? Giù. E dovresti farlo talmente bene che diventa difficile di respirare o parlare, ok? Giù e giù, destra e sinistra, vedi? Sembra che come se mi stessi svuotando i polmoni, ok? Perché talmente sto lavorando con l'addome con il mio Thunderbell, non è le braccia, ma proprio l'addome, il busto, dai! E come se si colpisco in basso, vai, tira giù. Tira giù, vai, 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 tira, 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 2, 1, eccellente ragazzi, ok. Il nostro prossimo esercizio si chiama cross reach, andiamo da basso a destra verso alto a sinistra, ok, e 25 per lato, ok, lancio, 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 come se stessi provando di colpire un chiodo in alto, su e guardami le spalle, si girano, su, ancora, 10 secondi questo lato, poi cambiamo lato, vai, su, tiro su, tiro su, vai con le spalle, vai con le spalle, ok? Mezzo busto che sta girando dall'altra parte, vai, cross reach, su, su, tiro su, addominali molto molto tesi, vai, 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 oh quanto mi piace, tanto bello, bello grosso, bello, veramente un allenamento pazzesco, continuiamo. Continuiamo, vai, vai, continui, su, su, 3, 1, stop, ok. Il nostro prossimo è uno snatch, che lo proviamo come un kettlebell, 3, 2, ok, qui, qui, ok, 50 secondi qui e scendo, scendo, ok, lo freno con il braccio mentre scendo, giù, giù,
Se non volete scendere potete anche fare soltanto un mini squat, ok? E cambio, cambio, guarda i miei gomiti, i gomiti sono sempre piegati leggermente per frenare, 25 secondi, ritorniamo con un piccolo bounce, piccolo jump, continuate, vai, vai, continui, continui, dai, spingi su quelle gambe, 15 secondi ancora, dai, bel lavoro con Thunderbell, vai, addominali tesi, frena, il freno, il lavoro è durante la decelerazione, non durante l'accelerazione, 2, 1, centrale, ok, eccellente, la prossima sarà un bel alzate laterale classico, proprio per le spalle, proprio per renderli più belli, 25 per lato, ok, 25 per lato. Thunderbell pesa 3 kg, però ti posso garantire, lavorare per 3 kg ininterrottamente per la lezione di Thunderbell si fa sentire, si fa sentire. Ok, ci mancano 12 secondi per questo braccio, poi cambieremo braccio, continuate così, continui. Ok, ci mancano 4 secondi per questo lato, poi abbiamo il cambio, cambio ora, vai, e respira, e tira la spalla e rimani basso, non mi alzare le spalle, ok? Si alza il braccio, ma non la spalla, ok? Il fulcro del movimento è la spalla. Dai, abbiamo quasi finito il nostro primo circuito di Thunderbell, continuate così, tira, controllo, and stop, 10 secondi, portate le gambe destra in avanti, andiamo su karate, karate è una concentrazione verso basso, parte dal centro, ok? Colpisco basso e torno su, attenzione sul ginocchio, ok? Quando vai indietro state proteggendo la gamba, giù, torno su, giù, torno su, giù, torno su, busto non le braccia, busto, voglio vedere quella spalla, fammi vedere questa spalla che avanza verso la gil, avanza verso la gil, poi l'ultima 25 secondi la facciamo in velocità, ok, l'avete sentito? Andiamo. Colpisco verso basso, colpisco, colpisco mezzo torsione, senti nell'addome, ok? Eccellente per l'addome, eccellente per le braccia, vai, torsione, torsione, continui, vai giù, continui, tutto il busto che gira, colpisci verso basso, dai, 2, 1, stop, così vi voglio, ok? Dai, il nostro primo circuito è quasi finito. Ok, primo lentamente, karate sinistra, giù e su ancora, giù, torno su, giù, respira, spalla viene in avanti, controlla il movimento così capisci il movimento, ancora, giù e su, dopo 25 secondi dobbiamo andare in velocità, colpisco, torno e siamo. Colpisco, veloce, dopo questi 25 secondi abbiamo 30 secondi di recupero, prima di ripetere tutto, colpisco, mezzo busto, giri le spalle, massaggi quei organi interni, dai, stai lavorando su, le vostre diaframma, addominali, obliquo, devi diventare difficile a parlare, se state facendo correttamente, ancora 2, ancora 1, eccellente ragazzi, allora, avete capito, è il busto che si muove con il nostro Thunderbell, il busto che fa il lavoro, non le braccia, ok? Se lavori soltanto con le braccia sentirete purtroppo stanchezza dopo neanche 5 minuti di questo allenamento, ma se uso il busto e lui diventa una parte integra di me, parte integrale dei miei movimenti, diventa sempre più facile. Mi rendo conto, abbiamo 15 secondi, poi dobbiamo subito ricominciare con la nostra passamano, mi rendo conto che all'inizio può essere o sembrare complicato, ma entri nel movimento, fai di meno, non fare di più, siamo pronti, passa mano, ok, destra e sinistra, vado e respiro, e quando arrivo qua, freno, con che cosa? Freno con la piombe, vado e vado, continuate 25 secondi, scusami, e continuo ad ondulare destra e sinistra, senti come le spalle si muovono, e state massaggiando l'organo interni. Vai, tira, vai, come on, 2 e 1, relax, ok? E adesso andiamo sul nostro scivolata centrale, qui, passo a sinistra, passo a destra, passo a sinistra e destra, come stessi provando di dare i colpetti su due chiodi, uno a destra e uno a sinistra, e giù
è sempre qui, dovresti avere difficoltà di parlare. Vedi che diventa difficile per me a parlare, perché lo sto facendo correttamente. Giù, e tira, e vai, continui ancora. Ah, senti, siete guerrieri, continui. È 4, 3, 2, continui così, destra e sinistra, abbiamo quasi finito. Non vedrete più stasera, oggi o quando ti stai allenando questo allenamento. Ok, recuperiamo. La prossima è il cross reach. Abbiamo cominciato da destra a sinistra, adesso cominciamo da sinistra a destra, 2, 1, 25 secondi per lato, su, e lancio in su. Adesso il mio chiodo sta sopra di me, è sopra di me, è sopra, e vado, mezzo busto, 25 per lato, 25 secondi per lato, e vado su, tiro dentro quell'ombelico, che lo voglio che tu lo senti, proprio attaccato alla la vostra proprio schiena, la vostra spina dorsale. Vai, cambio e vado su. Continua, 25 secondi. Su e lanciala. Lancia, come on, lancia su. Lancia. Ci siamo. Dai ragazzi, questa è l'ultima volta che la vedi questo esercizio per questo allenamento. Abbiamo finito, erano soltanto due serie. Come on. Tira su. Vai. 3, 2, 1. Eccellente, state facendo un bel lavoro, ancora 6 secondi, snatch centrale come il nostro kettlebell, ok, giù, ok, respira, è un lungo, 50 secondi, gomiti sempre bello piegato, ok, continui, piccolo plié, piccolo squat, continui, e freno, ok, perché decelerazione, ok, si chiama free stretch, ancora meglio per aiutarci a potenziarci. 25 secondi e questo è il nostro scatto finale di questo esercizio, poi ci mancano solo 2 minuti di lavoro, dai, è finito, continui, piccolo snatch, giù e su, 7 secondi ancora, continui con la gira, dai, 1, stop, woo! Ok. L'ultima volta abbiamo fatto per prima la destra, questa volta facciamo prima la sinistra. Ok, no, alzate laterale, scusate, ecco. Oh. Vi stavo per fare un dono, a farvi lavorare di meno, no. Ok, alzate laterale, ma bello l'alzate laterale perché per la spalla, ma non alzare la spalla. Alzo solo il braccio, ok? Braccio che si alza ancora per 5 secondi, poi cambiamo il braccio, ok? Ricorda, spalle il fulcro del movimento. Ok, cambio, su. E poi ci mancano 2 esercizi. 2, ok? E abbiamo finito. Continui con la gira, dai. Vi piace now? Scrivetemi, fammi sapere come sta andando il vostro allenamento. Voglio vedere la foto, prima e dopo. Voglio sapere come state cavando con questa palestra, che non è uno semplice allenamento online, no. Io vi sto allenando come vi allenerei proprio in palestra, né più né meno. Eccoci qua, 10 secondi. Ritorniamo sempre che se finiamo da un lato dobbiamo cominciare con l'altro lato, ok? Siamo pronti? Ok, giù e su, cominciamo a 25 piano. Perché lo facciamo piano? Per capire il movimento, per essere sicuri che non diamo un botto sul ginocchio, ok? Torsione in su, ok? E l'accento è verso basso. Quando sentiamo quel 25 dovremo andare in velocità, scendi anche su quella gamba, scendi, ok, andiamo, giù, calpesta, colpisci verso basso, giù, continui, ah, lo senti la torsione, senti come ti stai lavorando, forza, abbiamo quasi finito, con Nasa Thunderbird, veramente potenziante, tonificante, e ti fa veramente tonificare gli addominali, lo senti, dai, eccellente, così vi voglio. Ultimo impegno, ultima scatto laterale finale, ok? 25, scendo e torno su, scendo. Busto, ancora. Vai ragazzi, colpisco verso basso, ok? Poi l'ultimo scatto sarà quei 25 secondi finali dove andremo in velocità, torsione di busto. Non mi fai questo con le braccia, vai, busto che scende, ok, addominali tesi,
Ok, ultimo scatto, ultima volta, ultimo esercizio. Vai, vai, lo senti, vai. Tira giù, dai. Scatto finale, dai. Hai fatto la maratona, di fronte a voi c'è proprio la meta, sta di fronte a voi, la vedi. Dai, la gente sta correndo, sfranto, stanco, hanno dato tutto loro stessi e sta di fronte a voi la meta. Tira, 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 tira. Ah, e così si fa un allenamento da guerrieri. Fanno bello, una bella allenamento harder. Sono super contenta di lavorare con voi con queste tecniche alternative, diverse, nuove. Spero che vi state divertendo e spero di vederti al prossimo allenamento insieme qui su Now. Sono Jill Cooper e ti auguro una giornata e una vita spettacolare. Baci dalla Jill.